Se soffia lo scirocco o se vedete i segni dello scirocco in cielo, voi dite farà caldo. E se vedete un altro segno, voi dite sarà pioggia. Se vedete che il tramonto è rosso, pronosticate che l'indomani ci sarà buon tempo. Voi sapete discernere i segni del cielo e i segni della terra, ma non sapete discernere i segni di Dio, ipocrite. Fate finta di non discernere, non volete discernere. Abbiate il discernimento e sappiate leggere i segni di Dio, perché Dio vi dà dei segni per poter parlare al suo popolo. Egli che parla attraverso la parola e parla attraverso i segni. Il Signore ci invita a guardarci attorno, a discernere i segni dei tempi, nella cronaca di ogni giorno, nella storia che viviamo, nella parola che ascoltiamo, negli avvenimenti quotidiani, perché dobbiamo discernere quello che è giusto, quello che non è giusto davanti a Dio, quello che Dio vuole da noi e quello che ci attende se noi non ascoltiamo la voce del Signore. Quanti segni il Signore ci dà, ma noi ipocriti, come dice Gesù, non diamo peso ai segni di Dio. Noi così cecuscienti non sappiamo vedere i segni, e noi ottusi di mente non sappiamo discernere i segni, cioè la volontà di Dio attraverso i segni. E dopo aver detto questo, Gesù disse: convertitevi e fate penitenza, perché il tempo è vicino. Fratelli e sorelle, è la voce di Gesù che risuona questa mattina. Sappiate discernere i segni. Quanti segni vi do vicini e lontani? Convertitevi, fate penitenza. È l'unica via per evadere dal dire di Dio, dalla giustizia di Dio. Dio amore, Dio misericordia, ed è per questo che ci invita a discernere e a convertirci. Convertitevi. Non scherziamo più dicendo domani, o questo non significa nulla. No, guardiamo in cielo, guardiamo attorno a noi i segni di Dio, sentiamo la voce del Signore e imbocchiamo l'unica strada che il Signore ci mette davanti. Convertitevi e fate penitenza. Non cercate rimedi a destra, a sinistra, rimedi negli uomini, rimedi nell'aggiustare le cose, rimedi nel provvedere a questo o a quell'evenienza, tutti palliativi. Convertitevi e fate penitenza. Questa è la via. Questa è la via indicataci da Dio, perché è la via della salvezza. E allora questa mattina, ascoltando la voce del Signore e l'invito del Signore, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Abbiamo peccato contro il cielo e contro la terra,
abbiamo peccato contro Dio e contro i nostri fratelli. Non abbiamo praticato l'amore, il primo comandamento, dove si racchiude negli altri comandamenti. Ami il Signore Dio tuo, al di sopra di ogni pensiero, con tutta la mente, al di sopra di ogni sentimento e di ogni desiderio, con tutto il cuore, al di sopra di ogni creatura e contro ogni creatura, con tutte le forze. E non abbiamo praticato l'altro comandamento, quello che è il simile del primo, e l'altra faccia dell'unica moneta dell'amore: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, amatevi almeno come voi amate voi stessi. Non ci siamo amati, e per questa l'ira di Dio scende su di noi. Sappiamo leggere i segni dei tempi e corriamo al riparo. Convertiamoci a Dio, convertiamoci al fratello che abbiamo accanto. Il marito si converte alla moglie, la moglie si converte al marito. I genitori si convertono ai figli, i figli si convertono ai genitori. I fratelli si convertono ai fratelli. L'amico si converte all'amico, perché un po' tutti siamo traditori dell'amore. Non abbiamo vissuto l'amore, e come abbiamo tradito Dio, abbiamo tradito il fratello, il congiunto, il familiare, quello che mi sta vicino, quantomeno non accorgendomi di lui, non amandolo, non evitandogli il male, non dolendomi delle sue disgrazie, non gioiendo della sua gioia. Non abbiamo amato. Ed è questo il grande peccato. O Signore, ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Vogliamo convertirci a te e convertirci tra di noi. Vogliamo mettere da parte il maligno, e lui solo il colpevole che ci induce al peccato, ci sottrae al tuo amore, ci distorna dall'amore verso il fratello e la sorella. È lui che vince e noi siamo i perdenti quando non amiamo. O Gesù, che sei venuto a portare l'amore sulla terra, che sei venuto a portare il fuoco sulla terra, e questo soltanto desideri che si accenda, accendi nel nostro cuore il fuoco dell'amore e distrugga il nostro peccato. Versa l'acqua pure del tuo spirito e lavaci da tutte le nostre iniquità. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Degnati, Signore, di benedire questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di mettere il sale nell'acqua perché venisse risanata la sterilità dell'acqua. Fa, o Signore, che per questo doppio segno di purificazione siamo preservati da ogni attacco del nemico, per Cristo nostro Signore. Amen. Io vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati. Io metterò il mio spirito dentro di voi e sarete rinnovati. È sgorgata dal tuo fianco, Cristo Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato
e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che rinnovi la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel giorno memoriale della resurrezione e in ogni giorno della nostra vita, benedici questo popolo che chiede perdono dei propri peccati. Ravviva in noi tutti, o Signore, per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Noè coltivò la terra, cominciò a piantare una vigna e beve il vino e si ubriacò e giacque scoperto all'interno della tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto, avendo rivolto la faccia a dietro, non videro il padre scoperto. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore e allora disse: sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. Poi disse: benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sarà suo schiavo. Dio dirà di Jafet, e questi dimorano nella tenda di Sem, Canaan sia lui soggetto. Che significa tutto questo? Signore vuole dirci che tu vedi scoperti il tuo fratello o il tuo padre o tua madre o un congiunto o un amico. Non dare a dirlo agli altri, ma fa come fecero Sem e Jafet, i quali presero il mantello e camminarono a ritroso per non vedere il padre scoperto, e lo coprirono. E con questo gesto meritarono la benedizione per i secoli, mentre Cam, per il suo gesto, meritò la maledizione per tutti i secoli. È il Signore che ci esorta a coprire il fratello, a coprire la nudità del fratello o della sorella davanti agli occhi degli altri. Non a scoprire la nudità del fratello o della sorella perché questi è abominevole davanti a Dio. Questa è la carità, e questa voi avete fatto, dice il Signore. Non incorrete nella maledizione di Canaan e di Cam, ma attiratevi la benedizione di Dio, quella che Dio diede a Sem e a Jafet. Copritevi gli uni gli altri davanti al Signore, e se c'è da riprendere il fratello, va da lui solo. Copri davanti agli occhi degli altri le sue parti scoperte, perché questo è benedetto da Dio. Questo è l'amore sincero. In questo voi avete mancato, dice il Signore. Purificatevi gli occhi e le mani, e prendete il mantello e andate a ritroso gli uni sugli altri. Coprite le nudità del fratello e della sorella,
e vi atterrerete alla benedizione di Dio. Allora io svelerò il mio volto con cui mi sono coperto, vi guarderò come figli e figlie, vi abbraccerò, vi darò la benedizione come a Sem e a Yafet. Amen. Salve, o Madre Santa, tu che non hai denunziato nessuno al mondo, tu la pure l'Immacolata che non diceste mai male di nessuno. Salve, o Madre Santa buona, che amavi veramente i figli e li difendevi sempre e mai metteste così allo scoperto, tu che con gli occhi puri potevi vedere tutte le impurità di questo mondo. O Madre Santa, noi ti salutiamo, tu governi il cielo e la terra insieme con il tuo Figlio, e noi ti salutiamo, Regina nostra, Regina del cielo e della terra, Madre nostra, insegnaci la purezza degli occhi, l'umiltà del cuore, la santità della vita. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ripulite i vostri occhi, dice il Signore, ripulite da ogni malvagità le vostre orecchie, ripulite la vostra bocca, perché questa purezza che io esigo da voi, se volete la mia benedizione, popolo mio, ascolta la mia voce. Oggi si ascolti la mia voce, tu avrai la mia salvezza. Se non ascolti la mia voce, l'ira di Dio scenderà su di te. Ma io ti amo, io amo il mio popolo, amo ciascuno di voi. In quel tempo si presentarono a Gesù alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo, perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi intorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. Diamo una rilettura al Vangelo che il Signore si presenta questa mattina. C'è un'affermazione del Signore per ben 2 volte: se non vi convertirete, perirete tutti insieme, pari pari. Non dobbiate credere che quelli che incorrono in alcune disgrazie siano più colpevoli degli altri, no, sono segno per tutti.
quelli che furono uccisi da Erode, il quale mescolò il sangue degli offerenti col sangue delle vittime sacrificate, non erano più colpevoli degli altri. O quei 18 che caddero vittime del crollo della torre, non erano più colpevoli degli altri. Il terremoto che ha fatto delle vittime, ma ha rovinato tanta e tanta ricchezza materiale, artistica, che ammette disagio morale in tante e tante popolazioni. Questa grande calamità non significa che quegli abitanti erano più colpevoli degli altri. No, quegli abitanti e quel terremoto erano segno. Segno per tutti. Se non vi convertirete, all'istante tutti perirete. E Gesù che con vigore, il Gesù dell'amore, il Gesù che abbraccia i bambini, il Gesù che si piega sul samaritano, il Gesù che perdona la peccatrice, quel Gesù tuona e dice a tutti: convertitevi, altrimenti perirete tutti. E dice così perché ci ama. E ci sono i segni. I due segni servono a Gesù per dire: questi segni sono per tutti, convertitevi tutti, pari pari siete peccatori. E i segni che noi vediamo, le calamità che noi vediamo, i disagi in cui incorriamo, le uccisioni dei bambini che vengono sgozzati in Algeria, tutte le disgrazie, tutto il male che appesta questo mondo, le violenze, le oppressioni, gli scandali a non finire, trasmessi attraverso la televisione, attraverso i mass media che ammorbano la terra. Tutti questi mali sono mali generali che attirano l'ira di Dio su di tutti. Se non vi convertirete, perirete tutti pari pari. È bene che ricordiamo ogni tanto le parole del Signore. Noi che amiamo soffermarci alle parole dolci di Gesù, alle parole di compassione di Gesù, ogni tanto spolveriamo il Vangelo e leggiamo le parole dure di Gesù, perché le parole dolci e le parole dure sono segne dall'amore, escono dal cuore di Dio che avvampa di amore per noi e ci vuole salvi. Popolo mio, dice il Signore, da 3 anni io vengo in mezzo a voi. Da 3 anni io vi predico, da 3 anni mi sono preso cura di voi, ho vangato il vostro terreno, il vomero della mia parola è sceso nelle vostre zolle, ho tonato da questo luogo in mezzo a voi, ho avuto cura di voi, ma i frutti dove sono? Questo vico piantata nel centro della mia vigna, questo vico che è bello per la sua imponenza, per i suoi rami, per le sue foglie belle, larghe, vive, lucide, ma che non produce frutti. Io voglio i frutti. L'albero che sarà trovato senza frutto sarà reciso e buttato nel fuoco. Per chi occupa la terra? Per chi occupate questo luogo, dice il Signore, che potrebbe essere occupato da altri, quando voi non producete i frutti che io mi attendo? Da 3 anni io vengo qui,
a raccogliere i frutti di penitenza, di conversione, di buone opere, i frutti dell'amore. Non ne trovo, non ne trovo. Vado nei rami più alti e non ne trovo, vado nei rami più bassi e non ne trovo, vado a destra e non ne trovo, vado a sinistra e non ne trovo, vado al centro e non ne trovo. E Gesù dice al contadino: guardami bene negli occhi, che ci sta a fare quest'albero? Hai tanta cura e nel mezzo del giardino, perché non dà frutti? E il giardiniere è pietoso, più del padrone, e dice: padrone, abbia ancora pazienza per qualche anno, per un anno almeno. Io scalzerò il tronco, metterò concime, metterò acqua, avrò cura, poterò dove c'è da potare, e attendiamo, attendiamo ancora un tempo, ancora un anno. Speriamo che produca i suoi frutti. Se poi, nonostante quest'ultimo rimedio, frutti non ne vedrai, taglialo pure, taglialo pure. Non occupi questo terreno che può essere occupato da altri alberi. E la parola del Signore, quando il Signore ci propone il Vangelo, è il Vangelo della giornata, quando noi leggiamo la liturgia, dobbiamo riflettere, non è un Vangelo preso a caso, ma è quello che ci offre il Signore, ed è il Signore che ci parla. È un Vangelo che si attualizza oggi, è Gesù che parla a noi oggi, questa mattina, alle ore 10:30, e parla a ciascuno di noi. Oggi si è ascoltata la voce del Signore: non vogliate indurire i vostri cuori. E qual è il frutto che attende il Signore? Frutti di penitenza, dice il Signore. Se non vi convertirete, tutti pari pari perirete, perché tutti siete peccatori. Non ci illudiamo. Nessuno dica in mezzo a noi: questo non va per me, io sono apostolo. Questo è per quello, per quello, per quello, per quello, per quello che ha fatto questo, per quello che ha fatto questo. No, no. Questo è per me, che ho tanti anni, mi chiamo così, sono vestito così, sono venuto in questo posto, è per me, come se fosse l'unica persona qua dentro. Non esistono altre persone, esiste soltanto tu che sei seduto in quella sedia. È per te questa parola. Sei tu quest'albero che non ha dato frutto in 3 anni. Io sono venuto, dice il Signore, a chiedere i frutti. Dove sono? Ho speso il mio amore per te. Ogni giorno mi sono sacrificato per te. Ogni giorno sono morto per te sull'altare. Ogni giorno ti ho dato il mio corpo, ti ho dato a bere il mio sangue, ti ho dato la mia parola, ti ho dato la mia vita. Dove sono i frutti? E per me, e per lui, per tutti. Nessuno si esima, nessuno incorre in questo errore micidiale di estraniarsi dalla parola di Dio. La parola di Dio colpisce tutti ed è per tutti e per ciascuno. E allora, se oggi ascoltiamo la voce del Signore, vogliamo mutar vita. Prendiamo il sacco. Io ieri sera ho commissionato dei sacchi, me ne hanno portati alcuni. Questi sacchi lunghi di riso, di frumento. Ci vestiremo di sacco, ci prosteremo.
e pregheremo il Signore vestiti di sacco. È l'unica via per ottenere la misericordia di Dio su di noi e su di tutti. Il Signore vuole ristabilire la santità della vita, la purezza della mente, degli occhi, della bocca, delle orecchie, del tatto. Il Signore vuole frutti di amore gli uni verso gli altri, perché è l'amore che copre una moltitudine di peccati. Il Signore vuole che noi ci amiamo senza tanti arzigogoli, senza tante legittimazioni che noi diamo al non amore. Signore vuole togliere tutte le distanze, vuole abbattere tutte le barriere. Siete mio popolo, se volete stare nel mio mistico corpo, dovete amarvi, difendervi, carezzarvi gli uni gli altri, darvi vita gli uni gli altri. Questo è il mio comandamento, il comandamento per chi vuole stare dentro il mio corpo. Chi non vuole stare dentro il mio corpo vada via. Per chi non ama, non c'è posto nel mio corpo mistico, non c'è corpo in me, perché io sono l'amore. Questa è la parola di Dio questa mattina, questa è la penitenza che dobbiamo fare, la penitenza dell'amarci gli uni gli altri, superando tutte le barriere. Questa è la penitenza che dobbiamo fare, pregare gli uni per gli altri vestiti di cenere e di sacco. Questa è la penitenza che dobbiamo fare, santificare i nostri costumi, liberarci da tutto ciò che è mondano e diventare nuovi di fuori e di dentro, perché siamo il popolo di Dio, il popolo nuovo. Karayekmata Marakutust no Omoroki Hanaon. Io vi parlo, ascoltate la mia voce prima che sia troppo tardi. Io sono l'Eterno che vi parla. Signore, tu parli a tutti, parli a me, misero peccatore che sto all'altare, peggiore di miei fratelli, ma tu parli a tutti i nostri figli, a tutti i tuoi figli. Fa che noi ascoltiamo la tua voce, fa che facciamo frutti degni di penitenza, fa che tutti ci convertiamo e non andiamo con le dita puntate per sfossare gli occhi del fratello, ma andiamo incontro al fratello per abbracciarlo, per amarlo. Chiediamo perdono gli uni agli altri per non averlo amato. E se abbiamo delle dire sul fratello, copriamole di baci. Sarà il bacio a distruggere il peccato del fratello. Sarà l'amore, sarà la preghiera, soprattutto il mantello di Sem e Yafet, il mantello che è la preghiera. Buttiamo il mantello sulle nudità del fratello. Non guardiamo la nudità del fratello, non mostriamola agli altri come abbiamo fatto, ma copriamolo davanti ai nostri occhi. Con la preghiera copriamo la nudità di Noè, la nudità di tutti gli altri fratelli e sorelle. Questa è la volontà del Signore, questo ci dice il nostro Dio che ci ama. E allora la luce del Signore brillerà su di noi, allora l'albero sarà carico di frutti e il padrone sarà lieto di cogliere i frutti, frutti di amore in questa comunità. Amen. Chi vede il peccato nel proprio fratello si inginocchi e offre se stesso perché il Signore perdoni quel peccato. Preghi e guardi con le ginocchia il peccato del proprio fratello. Non crociarti
con il tuo prossimo. Non fai nulla in preda all'ira, odiosa al Signore e agli uomini e alla superbia. All'uno e agli altri è in abominio l'ingiustizia. L'impero passa da un popolo a un altro a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze, che sono un danno. Perché mai si insuperbisce chi è terra e cenere? Anche da vivo le tue viscere sono ripugnanti. Sono parole che ci ricorda il Signore. Guarda le tue viscere ripugnanti, non guardare le ripugnanze del tuo fratello. Tu il peccato del tuo fratello lo porti dentro di te. Chiedi perdono al Signore quando vedi il peccato, prima per te e poi per il fratello, e avrai riscattato te e il tuo fratello. Ed io dico ancora per bocca di Paolo, perché giudichi il tuo fratello? Anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti ci presenteremo al tribunale di Dio ed egli giudicherà tutti. Quindi ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso. Cessiamo dunque dal giudicarci gli uni gli altri. Pensate invece a non essere cause di inciampo o di scandalo al fratello. Ecco, con queste parole tratte dal Siracide e dalla lettera ai Romani, il Signore ci insegna questa mattina, perché domani mattina ci potrebbe dire altre cose pure contenute nel Vangelo, ma oggi attualizza questa parola: non giudicare e non sarete giudicati. Pregate gli uni per gli altri per essere perdonati, e state attenti a non essere di inciampo, di scandalo per il vostro fratello, perché questo è amore: non far inciampare il proprio fratello né con le parole né con le opere. E amiamoci gli uni gli altri, perché tutto concorre all'amore, che è la legge suprema dell'essere insieme in Cristo Gesù. E adesso, Signore, noi ti supplichiamo perché tu voglia guarire le nostre infermità. Siamo tutti malati, nessuno è sano in mezzo a noi. Siamo una comunità di malati, ma una comunità che può risanare. Signore, metti l'amore dentro di noi e la preghiera sul nostro labbro. Il tuo amore e il nostro amore ci risanerà. Ci presentiamo come malati, bisognosi di cure a te, Medico Supremo, e presentiamo i nostri malati nella carità, perché tu voglia guardare i nostri malati e tu voglia guarirli. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Siamo forse noi quell'albero, Signore, che tu vuoi tagliare e buttare nel fuoco e bruciare? Ecco, Signore, ascolta la voce di quel servo che ti chiede ancora tempo. Ascolta, è una supplica, è una preghiera che ti rivolge, è l'intercessore.